amici transiche, amici della pastiera, ben ritrovati. Allora, sto andando a pescare in quel di Cogoleto, dove mi aspetta Danilo, il buon Danilo, e andremo a pescare non so ancora dove, probabilmente in qualche pennello. Io mi sono portato la 6, la 7 e la 8. Vediamo un po' come si presenta la situation per decidere che cane montare. Detto ciò, io pescherò esclusivamente a pane, che ce l'ho lì che si sta scongelando, il belinche pane, perché l'ultima volta l'avevo usata lavagna, ma visto che il belinche pane è così tenace e a feeder lanciando e recuperavo sempre col fiocco di pane, purtroppo pesci non ce n'erano, quindi abbiamo visto solo 3-4 tocche tutto il giorno. Quindi recuperando, lanciando e recuperando sempre il fiocco di pane, capite bene che la treccia che io avevo bagnato nella speranza di consumarla tutta, in realtà me la sono portata tutta a casa e l'ho congelata. Perché congelare il belinche pane fa bene, distende le fibre e lo rende, se possibile, ancora migliore. Il problema è che l'ho tirato fuori. Eccolo. L'ho tirato fuori stamattina, ora è lì da riscaldamento del tappetino della macchina sperando che si scongeli, ma la vedo ancora. Alimenti comincerò a pescare per le 2 di pomeriggio, sono le 9:30. Danilo è già là, mi ha detto che c'è un po' di onda. Io ho portato solo il pane, pastura, ho portato la belinche cefalo e la belinche cefalo advanced. Farò, ne mischierò due e vediamo un po' cosa succede. Io, se mi entrasse qualche cefalo bello, sarei già contento, e anche per provare queste canne che ora fra un po' vedrete, che ragazzi non ve le immaginereste mai, e lo la butto lì. Vabbè. Niente, questo è quanto. Danilo pescherà col bigattino, c'ha lui anche il pane, c'ha comunque i bigattini, e vediamo un attimino cosa succede. Direi che ci possiamo vedere dal luogo di pesca e basta. Direzione Cogoleto. Iscrivetevi al canale, Cladoxela non contiene olio di palma, è gluten free, va bene per i celiaci, per i diabetici, per i depressi, per quelli in crisi di astinenza, in crisi di glucosio precoce, e vabbè, voi iscrivetevi e basta. Ciao belli. Eccoci qua, il mitico Dani in pesca, eccolo lì. Voilà, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, sono appena arrivato, ho posato lì la roba, ancora da montare, e cosa abbiamo deciso, Dani? Che ci spostiamo! Oh, grande! Perché qui in effetti in due, allora lì che sarebbe il posto bello, arriva un sacco di acqua, perché il mare è abbastanza incarognito. Ogni tanto arrivano dei cavalloni che sembra Furia, cavallo del West, e ti incappella. Quindi andremo dall'altra parte di Cogoleto, in qualche pennello, dove stiamo in due, una fianca all'altra. E quando decidi di spostarti, il Danilo cosa fa? Incanna qualcosa. Che com'è? Se l'è un po' venduta cara, questa cattura. Vediamo un po' cosa viene. Un Saragaus! E già il filmino è salvo, perché è un pesce degno di nota, che con un paio di chili di patate fa la sua porca figura. Ok? Patate, zucchine, carote. Sì, un po' di verdura, esatto. Ok. Però la patata sta bene dappertutto. Belino. E allora no. Anche col belino. Anche col belino. Allora, da cosa si vede che Danilo è un geometra e di quelli anche ruspanti? Da come ha messo la canna, guardate, in equilibrio, là non tocca, guardate, ora tocco un attimino qua, tac, in equilibrio perfetto, fantastico. Ora poi che ha anche recuperato l'hard disk, sei contento?
continua. Madonna, che goduria. Attimo di panico. Attimo, piangevo. Ok, alla fine siamo arrivati a... Dove siamo arrivati? Fra un po' siamo alla Spezia. Comunque niente, allora, situazione di mare qui decisamente è meglio. Perché, beh, lì qua è calmo, cazzarola. È veramente calmo. Infatti io pescherò qua sotto, pescherò i cefali ovviamente, c'ho il pane. Belinche pane, come se non ci fossero domani. E niente, metterò un grammo e mezzo, non di più. Comunque farò una montatura proprio da cefalo violento. Allora ragazzi, modero portacanne adatto all'occasione per il valore di canne che c'è qua dentro. Abbiamo detto, ho portato la 6, la 7 e la 8. Ma vediamo che canne sono. Mi sento male. E una. Questa da 7 metri pescherò con questa, ve lo dico già. Perché lo so. Però non è finita qui. Cioè, se ti vede Matteo che tiene le canne, che appoggi le canne così, penso che venga giù e t'ammazza. In realtà mi sono, sì, no, non so, Matteo è del gruppo Bocelli, che va. Ciao Matte. Allora, in realtà mi sono sbagliato perché questa è un'altra 7 metri. Pensavo di aver preso la 6, ma ho preso la 7. Quella è là? Questa è la Morpus, la Ave 60. Mamma mia. Una meraviglia. La iena. Guarda, cioè, c'è ancora cosa qua. Devo levare il tesserino. Ovviamente se vedete la signora Colombo. Poi. Ah, aspetta. Notare Mulinello. E lo Stella. Ma non è finito. Perché togliamo ancora. Ok. Da 8 metri Pro Power, anche questa devo levare sul cartellino. Dai va. Aspetta. Dai va. Questo forte. Oh. 7 anni di guadino, pagate 18 euro, pesante come il mare. È quello mollo che... Quello mollo. Oggi vedrai che mollezza che c'è. Oggi vedrai che spettacolo. E poi, così inquadro anche. Ma le Daiwa non sono finite qui? No? Se ne hai una? Sì, lì. Due. Una e l'altra è lì. Oggi è il D-Day, il Daiwa Day. Eccola lì. Deck. Però dobbiamo fare... Dobbiamo fare le Amorphous. Sì, ma dobbiamo farle piegare. Io le Olympias. Sono un barbone io. Dobbiamo farle piegare. Eccoci qua, ok, dai, forza che montiamo. Allora, Danilo ha già preso un cefaletto che ovviamente non vi mostriamo perché... cominciamo già a contare? Vabbè. Allora, io bagno, Belinca cefalo e Belinca cefalo advanced. No, allora se fai così sei corretto non va. Perché? Non posso bagnare? C'ho solo questa io. C'ho anche il Belinca pane che è lì che si sta asciugando perché era congelato. Si sta scongelando. Dai. Cominciamo e vediamo. Anzi, ora bagno la pastura. Ora farò 2 kg di pastura per adesso. Poi vediamo. Dani è in cattura. Hai catturato? Fai vedere, aspetta. Boh, lì ragazzi. Una macchina da guerra! Una macchina da guerra! Dai! Io ho bagnato 2 pasture. Una per fare il boom in acqua e arrivare sul fondo, l'altra per molto più bagnata per fare la nuvoletta quando blu. Quello lì era un saraco che è entrato in acqua. Va bene, comincio. Belinca pane deve essere quasi pronto. La canna è pronta, io sono pronto, bisogna vedere se sono pronti i cefali o i pesci in generale, giusto?
Comunque lui è già a due e non dico niente. No, qua sei a due, non cominciamo, non fare come Paolo, era per piacere. Che se aumenta i pesci poi ne prende due. Dai, avanti. E Dani c'ha il cefalo. Eccolo lì. Grande. Non mi ricordo. 0-0. Via. Vabbè. Tanto basta. Signori, ecco qui il grande protagonista di oggi, il Benin Cappane, e adesso vedrete di nuovo una prova di forza. Questo è già stato in acqua un 4-5 lanci. Ora vedrete la prova di forza. Danilo mi farà la ripresa della ferrata che darò e vedrete che il pane è sempre lì. Il Benin Cappane. Prova del 9 del Benin Cappane. Hai il flash acceso. Lo dico, tanto. Sta spento. Allora, è un innesco, come detto, che è già stato in acqua 2-3 volte. Aspetta che ingrandisco, mettilo lì. Fai... Ok. Allora, il appoggiato. Pesco lì, pesco. Facciamo andare il galleggiante giù, il piombo giù, il potere giù. Serrata, va là. E direi che non si è mosso. Non si è mosso di un millimetro. Ne facciamo un'altra. La tiriamo giù. Va giù, sta andando giù, è andato giù, è arrivato giù. E adesso ferriamo di nuovo. Più forte no, perché non mi fido di questi danni. Vado? Vai! Voilà! Signori, il Benin Cappane. Sono i migliori negozi. Ragazzi, i pesci di qualità si vedono, eccoli qua! Non diciamo niente a Danilo, ma questo è un pesce di qualità. Allora, quando si dice che gli amici si vedono nel momento del bisogno, non ha neanche fatto la mossa quando ho preso il pesce per montare il guadino, lui che non l'ha voluto montare. Hai capito? Non si è neanche mosso da lì, perché voleva che lo perdessi. Porca miseria. Ma non ho portato. No, ce l'ha quello di sempre. Dai. Voleva quello l'altro. Non ha fatto neanche la mossa. È lì. Oh, oggi se prendo il barbo smonto, io te lo dico, me ne vado. E poi il barbo, vai. L'innominato. Una bestia. Voilà. Di peso. Vai. Un po' più grosso degli altri. 3-2. 3-2 di qualità. Siamo 2 di qualità a 3. A parte che io andrei a peso, sì. Vabbè, comunque. Adesso vai a peso. No? Vabbè. Vabbè, andiamo al numero, dai, andiamo al numero, sempre al numero. Belli. Come cambi? Vieni qua col Belin Cappane, con la Belin Cefalo. Chiaro. Come belinficiare 1 metro cago. Esatto, stessa cosa. Dani, si è fermato il mondo. Niente. Fate i miei 2 pesci di qualità. Di vabbè, quantità, vabbè. Va bene, 3. Non è che... 3. Va bene. Dai. Io fra un po' smetto perché ho finito la pastura qua. Ancora 4 lanci e poi festa finita. Bigattini li ho finiti. Vado per un po' da casa, è tardi. Prendo il terzo e poi vado. È qua. Inquadro io perché voglio vedere anche la tua faccia, che non si vede se non se mi inquadri te. Perché? Perché c'ho la canna piegata con un pesce di qualità. Eccolo lì! E adesso, ora che ho capito come mangiano, sei rovinato. Ora rilancio, subito. Non te le sgranchisci più le dita? Guarda come prende pezzone, guarda! Ragazzi, andiamo alla pesca.
Era una salpa. Eccola! L'ha detta, l'ha dichiarata. E lì la salpa è peggio di dire come di Paolo. È peggio. Comunque. Però almeno un pesce ha fatto piegare la canna, dai. Bene. Sono entrate, dai. Allora Dani, io ho smesso, ho smontato e ora porto via perché devo andare a fare un po' di telefonate di lavoro. Comunque, la sfida si è conclusa 3-3 e va bene così, dai. Ti auguro di pescare sotto gli sì. Pesca di qualità. Dai, dai, dai. Pesco là in fondo, aspetto il luasco. Io me lo auguro, io aspetto la foto o il video. No, un po' di grossi. Aspetto il video o la foto del luas. Il luas. Vai. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao belli. Pescata finita. Mi ha dato soddisfazione, pesci piccoli, ma comunque c'erano altri pescatori, non hanno preso niente, niente. E quindi siamo contenti, tutto sommato, ho toccato 3 cefali, quindi la pastura funziona, ovvio, non c'era pesce. Tocche ne ho viste veramente tanti, ma perché c'erano tanti pesciolini piccoli così. Mi trovavo il belinca pane a penzoloni e ogni lancio un po' più corto, me lo mangiavano pezzettino per pezzettino e quindi erano pesce piccolini. Comunque ho preso 2 cefalotti e uno minuscolo che però mi ha fatto divertire, almeno ci siamo un po' visti con Danilo, visto che non siamo riusciti a fare il Natale insieme, forse non riusciremo neanche a fare il Capodanno belini belini, e quindi niente. Ci siamo visti, abbiamo pescato, ci siamo divertiti, abbiamo cazzeggiato. Iscrivetevi al canale perché è bello, perché va bene così e ci vediamo alla prossima. Ok? Questa era un po' indecisa. Ciao belli, alla prossima!